26 luglio 2016, oggi si festeggia l'anniversario dell'indipendenza di Cuba, 63 anni fa. 63 anni fa veniva assaltato il quartel Moncada per appoggiare il movimento per la liberazione e l'iniziazione dell'indipendenza di Cuba. Comunque 26 di luglio è dichiarato il giorno della ribellione nazionale del popolo cubano. Ribellione nazionale del popolo cubano. Vengono i brividi a sentirlo. Vengono i brividi a me perché vedo le foto, vedo in internet tutte le manifestazioni che si stanno facendo a Cuba per festeggiare questo 63° anniversario dell'attacco al quartel Moncada e ci vengono le lacrime all'occhio di vedere i cubani festeggiare con tanta allegria ancora dopo 63 anni quel momento. Da una netta a questa parte sono successe cose indimenticabili, per esempio che è stato finalmente dopo tanti anni chiuso questo embargo. No, è sbagliato perché l'embargo non è stato chiuso e l'embargo Obama ha ancora fermato un anno le sanzioni. Io voglio chiedere a voi giornalista di dire al mondo che l'embargo non è chiuso, che ancora i nostri bambini continuano a non poter avere i medicinali che servono per i bambini ammalati di tumore. Questo è gravissimo, speriamo che le cose possano cambiare al meglio. Tu sei una cubana che vive in Italia, hai un'associazione, sei presidente di un'associazione. Che cosa fate per i vostri cubani qui in Italia? Questa associazione era nata con l'intento di dare orientazione ai cubani che arrivavano nuovi, di come dovevano comportarsi, come era l'integrazione con il popolo italiano. Man mano si sono evolute le relazioni, le leggi migratorie cubane sono cambiate e noi adesso diamo servizio, soprattutto l'impegno è divulgare la cultura cubana, far conoscere quell'altra parte di Cuba della quale non si conosce e continuare a dare una mano ai nostri amici cubani in difficoltà, perché come sapete molte cose si sono evolute per bene ma altre si sono evolute per il male, come questa globalizzazione, questa crisi globale, che ci sono tante mancanze di lavoro e allora cerchiamo di dare una mano, di aiutare i cittadini. Ma oggi è una festa, dobbiamo festeggiare. Che cosa hai organizzato? Questa sera c'è una bellissima serata, avremo la presentazione di un libro che racconta la nostra storia dall'Africa a Cuba. Perché dell'Africa? Perché la nostra cultura prende gli spunti, prende la base della cultura afro. Avremo una mini conferenza del rum cubano, così invitiamo tutti a assaggiare il nostro rum, a conoscere. Io sono orgogliosa perché si parlerà del rum che si fa nella mia città, del rum Santiago e del rum Cubay. Poi avremo una presentazione delle scuole di Dani Escobar, che ci faranno i nostri balli nazionali, come il son e come la conga. Per chiudere faremo un piatto meraviglioso, io l'ho chiamato la caldosa de Kike y Marina de las Tunas al Milano Latin Festival, caldosa 26 di luglio. Ok, allora salutiamo, un arrivederci all'anno prossimo ancora qui e viva il Milano Latin Festival e viva Cuba! Viva Cuba, un arrivederci e un grazie di cuore profondo a tutti voi che avete fatto con noi questa meravigliosa settimana di Cuba. Vi invitiamo l'anno prossimo a fare qualcosa ancora più meravigliosa di quello che abbiamo fatto. Io li lascio con un grande abbraccio come quello che abbiamo fatto domenica, questo abbraccio per la pace che è stato meraviglioso e fantastico. Grazie a voi che ci avete regalato queste possibilità. E tu mi regali la cittadinanza di Cuba. Io ti do la cittadinanza onoraria di Cuba. Grandiosa!